il mito di Olivetti oggi in rapporto a quella che è stata la storia di Olivetti, quindi il rapporto tra il documento, tra la documentazione e quello che oggi un po' è la visione mitica dell'Olivetti. Olivetti, a cominciare dai primi anni del dopoguerra e poi nel quindicennio del suo rapidissimo sviluppo, è stata una delle più grandi imprese italiane, una delle più conosciute nel mondo. A metà degli anni 50 si poteva già considerare un'impresa globale, perché aveva rappresentanze, stabilimenti, uffici in almeno 150 paesi nel mondo. Produceva centinaia di migliaia di macchine per ufficio, macchine da scrivere, macchine da calcolo all'anno, e attorno a sé aveva costruito, per iniziativa e volontà di Adriano Olivetti e dei suoi, una sorta di stato sociale che forniva ogni sorta di servizi, di previdenze, anche in campo culturale, quale allora non si vedeva in nessuna impresa italiana e in pochissime imprese europee. È stata una storia di grande successo, in cui si combinavano diversi fattori: l'indubbia abilità imprenditoriale di Adriano Olivetti, gli uomini che ha saputo raccogliere attorno a sé, la genialità di molti prodotti, la capacità di capire in che direzione il mondo si stava evolvendo. Basti ricordare che la vigilia di Natale del 1955, Adriano Olivetti fa agli operai, come soleva fare, un discorso nella sala pressa, al pian terreno dello stabilimento principale della ICO. Fa un discorso in cui dice: il futuro della nostra fabbrica, come chiamava sempre, sta nell'elettronica. E a questo fine abbiamo già predisposto dei contatti con uffici studi americani, abbiamo istituito dei centri studi a Pisa e nel Milanese, che diventeranno presto centri di produzione. Nel 1955 in Italia c'erano forse tre ingegneri che sapevano che cosa volesse dire elettronica. Non so se ci fosse un altro imprenditore, certamente zero politici, come in seguito si dimostrò. Nel 1959 l'Olivetti mette sul mercato un grande calcolatore elettronico, l'Elea 2003, se ricordo bene, che era competitivo con i grandi mainframe, con i grandi calcolatori elettronici dell'epoca, l'IBM, la Siemens, la Boole e pochissimi altri. Poi ebbe periodi di difficoltà, furono anche commessi errori. Ma ciò che conta ribadire è che le innumerevoli iniziative culturali e sociali dell'Olivetti, le sue biblioteche con decine di migliaia di volumi, spesso di altissimo livello. Io avevo nel corridoio di fianco al mio ufficio, nella fascia dei servizi sociali, un'edizione completa delle opere di Kant, naturalmente in tedesco, del 1883. Era una biblioteca aziendale. Tutto questo si fondava su un notevolissimo successo industriale, che durò poi ancora per molti anni, anche se con alterne vicende, fino all'inizio degli anni 80, quando l'Olivetti si lanciò nella produzione di personal computer. L'Olivetti era una delle prime due o tre fabbriche, per continuare a usare il termine di Adriano, che competessero su questo mercato nel mondo. E naturalmente le iniziative culturali volevano anche dire iniziative sociali, volevano dire alti salari, volevano dire case per i lavoratori, volevano dire assistenza sociale per i figli, per i piccoli, per
anche per i ragazzi di una certa età, volevo dire coloni e una quantità di altre cose che facevamo appunto dall'oliveto, una sorta di stato sociale a misura di comunità, a misura del canavese, ma anche dovunque che si ripeteva, dovunque poi la Olivetti avesse uno stabilimento.